E con questa splendida immagine, quella della Cattedrale San Nicolò in Noto, Stadio Giovanni Palatucci, da dove vi diamo il benvenuto per commentarvi questa importante partita di calcio tra le formazioni di Rinascita Netina e Aquile Calatine. Veniamo alle formazioni, partendo proprio dagli ospiti: Colley, Bartoluccio, Iannizzotto, Nicotra, Wally, Nigro, Amadou, Commendatore, Abdullahi, Alini e Vittoria. Ecco invece la formazione schierata da mister Paolo Tringali: Modica, Toscano, Valvo, Cassiba, Vessa, Incatasciato, Giaratana, Fusca, Raeli, Cocola e Bellavita. L'arbitro dell'incontro, il signor Luigi Scicolone di Caltanissetta, coadiuvato da Saverio Di Martino di Ragusa e Luciano Fichera di Enna. Partita intanto in questo momento, è rilanciata la palla nella zona del solito Raeli spara la porta, si gira prontamente, entra in area pericolosamente, si porta verso il fondo, parte il cross da sua terra, sotto misura, e la palla proprio sulla linea viene respinta, se non erro, da Nigro. Si salva dunque da una difficile situazione la formazione gialla biancorossa. Intanto insiste in avanti la Rinascita Netina, giocata come datore che cerca di convergere, riesce a servire Vittoria al limite dell'area, carica il destro a girare, è di poco alto sulla porta difesa da Modica e Aquile Calatine, che dunque tirano per la prima volta verso la porta avversaria, lo fanno in maniera pericolosa con l'interno collo destro di Vittoria. La triangolazione tentata con Abdullahi, lo scatto perentorio di Amadou in posizione alla destra, si porta in aria pericolosamente, parte il traversone tra le braccia di Modica. C'è lo scatto di Amadou, attaccato da un compagno, da un avversario. Amadou è alla meglio, entra in aria pericolosamente, Amadou si porta quasi sotto porta, e poi una serie di rimpalli che mettono le condizioni Modica di riconquistare la sfera. Con il giocatore Valvo sulla corsia di sinistra che mi innesca Bellavita che si porta a 20 metri, carica il destro, accompagna Colley con lo sguardo fuori il pallone. Abdullahi cerca di convergere, serie di finte, ottima la sua giocata, entra in area Abdullahi che carica il destro, battuta violentissima di poco alta sulla porta di difesa di Modica, si porta però troppo sul fondo Vittoria, il cross in mezzo, la palla stoppata da Abdullahi cerca di girarsi, finisce a terra e c'è, attenzione, calcio di rigore. Nicotra contro Modica. Il fischio dell'arbitro. Il destro di Nicotra e la palla in gol. Aquile Calatine in vantaggio. Gol su calcio di rigore realizzato da Ottavio Nicotra. Tutto questo al decimo della ripresa. Attenzione, ecco che quello ad essere stato ammonito nel corso del primo tempo, come avevo detto, è stato il giocatore toscano, che adesso per protesta è stato ammonito una seconda volta e dunque espulso. Attenzione, è entrato questa palla pericolosa in area per Giaratana, e attenzione, calcio di rigore, un altro calcio di rigore stavolta a favore della Rinascita Netina. A finire a terra è stato Giaratana. Non ho visto bene chi ha commesso il fallo, credo si tratti di Bartoluccio. Si è portato il pallone largo a destra il numero 7 Giaratana, è stato sicuramente toccato da Bartoluccio, ma non so dirvi se in maniera fallosa o meno. Fatto sta che l'arbitro anche stavolta senza esitare ha indicato il dischetto dagli 11 metri. Cocola dal dischetto il suo sinistro, la palla in gol. Dunque, gentili telespettatori, quando si gioca esattamente il 14° della ripresa, la Rinascita Netina riequilibra le sorti dell'incontro. Al gol vantaggio su calcio di rigore realizzato da Nicotra risponde ancora su calcio di rigore il numero 10 Cocola. Ottima la triangolazione con compagno, Bellavita guadagna metri importanti verso il quattro avversari, si porta a 20 metri, rimpallo che lo favorisce ancora Bellavita, che riesce a innescare Raeli corpo a corpo con Bartoluccio, il destro, la palla in gol, gran gol di Raeli, e Rinascita Netina che passa in vantaggio. Strepitosa azione offensiva del duo Bellavita Raeli, poderosa l'azione dell'attaccante numero 9 della Rinascita Netina, che dopo aver scambiato col compagno poderosamente è entrato in aria, ha fatto fuori dunque con la sua forza fisica il suo diretto avversario nella circostanza Bartoluccio, e da posizione leggermente decentrata ha caricato il destro, gran collo pieno destro che si è insaccato alla destra di Colley, assolutamente incolpevole nella circostanza. Nicotra che cambia gioco, è tutto solo Nigro di prima a innescare Parisi, che entra solo in aria, petta la palla in mezzo e sotto misura, palla in gol di Abdullahi, il pareggio delle Aquile Calatine. Trama geometrica precisa, Bianco Rossi che ha visto protagonista Nigro, dunque
il passaggio per Parisi, la palla messa in mezzo e sotto misura, sotto porta, Abdoulaye stavolta non ha sbagliato. Parte il traversone sotto misura, la palla recuperata da Cimino che è quasi a colpo sicuro, sbaglia la mira e manda sul fondo, un metro alto sulla porta di Modica, occasionissima sulla palla, sul sinistro di Cimino con palla alta. L'arbitro ferma il gioco e assegna punizione per i biancorossi, che adesso cercano di affrettare le operazioni di gioco perché vedono la possibilità di far proprio l'intero match, anche se ormai è rimasto proprio uno scampolo di partita. Sta per scoccare il 90esimo e vedremo quanto l'arbitro assegnerà di recupero. Intanto Nigro a sinistra ancora per Mario Parisi, che effettua il traversone al limite. La palla sfiorata da Abdoulaye, riesce in qualche modo a raggiungere il giocatore, il tiro, palla e gol! Gol! Ha segnato Bartoluccio e proprio al 90esimo le Aquile Catine si portano in vantaggio ribaltando la situazione. Dopo essere passati sotto di 2-1 ci hanno creduto proprio al 90esimo nella classica delle più classiche zone Cesarini e fanno centro col terzino destro Bartoluccio. E arriva il triplice fischio del signor Scicolone. Dunque conquistano gli uomini di Mister Buoncompagni la loro prima vittoria stagionale. Lo fanno qui su questo straordinario terreno di gioco che è quello del Comunale di Noto, vincendo alla fine di un match molto tirato, soprattutto in questo secondo tempo, e di fatto le cinque marcature si sono registrate nell'arco della ripresa. Ribadiamo il finale qui dal Comunale di Noto. Aquile Calatine 3, Rinascita Nettina 2. La linea può tornare allo studio.